Allora, buonasera, siamo questa volta con Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, questo è quello che trovate in edicola, I vampiri di Londra, il richiamo di sangue, il richiamo del sangue, è la collana Vertale della Cosmo Edizioni. Hanno già pubblicato, da 3 mesi che sta ripubblicando a colori alcune storie che erano già state ristampate, mi sembra in bianco e nero, Sherlock Holmes e il Necronomicon, che era stato pubblicato, boh, gennaio. A febbraio era uscito, ovviamente, che non c'entra nulla, cioè non c'entra nulla. A febbraio era uscito La Balena Bianca, I Grandi Antichi, e ora è uscito a marzo, il 11 marzo, e l'ho preso ora. Il richiamo di sangue, il sangue sempre di Sherlock Holmes e i Vampiri di Londra, sia questo volume che questo qui di gennaio, sono fatti dagli stessi autori. Cordurier, disegni laci e copertina Johann Sebastian Rosbach, mentre i Grandi Antichi erano stati scritti e disegnati da Jean-Marc Lainé e disegni di Vukic. Mentre il mese prossimo si ritorna con i Grandi Antichi, la Balena Bianca e la Moby Dick, qui si ritorna con la citazione di 20.000 leghe sotto i mari. Con 20.000 secoli sotto i mari, ovvio, la citazione, il Nautilus, eccetera, certamente ci sarà Cthulhu e i Grandi Antichi, e quindi si fa un'alternanza tra Sherlock Holmes e i vampiri, e storie più Lovecraftiane. In realtà, nella prima storia, sempre di Cordurier, anche se c'erano Notte su Londra, c'era comunque il Necronomico, c'era Lovecraft. In questa storia, i vampiri di Londra è più classico, vampiri. Sherlock Holmes contro vampiri. Si è abbandonato per il momento il filone Lovecraft, che secondo me sarà ripreso il mese prossimo. Il prezzo del volume è 5,90 euro, quindi non economico. Io lo sapevo, cioè, quindi vi faccio presente questi tre fumetti mi costano esattamente come questo libro da 15 euro. E dobbiamo entrare nella logica dei fatti che comprare un fumetto è oggi come oggi equivalente a comprare un libro, magari un pochino più economico di un libro, un fumetto costa forse un po' meno di un libro, ma ormai dei prezzi sono equipollenti, quindi anche la polemica con la Bonelli certamente ciò. Non ciuffo. Sì, è che andare in edicola e comprare un fumetto è caro, sta diventando caro, e questo la Bonelli aumenta i prezzi, sì, Aurea Comics per ora li mantiene così come sono, almeno da quel che so. Però a questo punto, scusate, tra un cartonato da 11 euro dell'Aurea Comics e questo costa praticamente 6 euro, noto che la differenza si sta sempre più accorciando, cioè questo io l'ho preso perché costa comunque meno di un cartonato, ma poi alla fine defo fine 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 sì, il cartonato c'ha meno pace, però la differenza di prezzo si sta sempre più accorciando. Ovviamente per farlo pagare 6 euro, perché 5,90 su 6 euro, a me mi dà più fastidio questi 5,90. La Bonelli sarà 4,40 euro, a questo punto fai 4,50 euro, ma chi se ne frega, cioè, questa storia dei 10 centesimi che ti devono ridare è una scocciatura per noi e per gli edicolanti. Fate 4 euro, fate 5 euro, fate 6 euro. Sì, diciamo, se compri 10 fumetti con 10 centesimi ci rifai 1 euro, sì, questo sì, però veramente non è quello, insomma. Va bene, e quindi per averlo a 6 euro praticamente sono 5,90, ma se è ovvio che si è sacrificata la qualità dei disegni, che purtroppo non è questo il formato originale. Qui erano due storie, come anche qui, erano in questo volume, insomma, anche qui erano racchiuse appunto due storie, che una era Il nemico interiore, La notte sul mondo, e anche qui ci sono due storie che sono racchiuse sempre nel volume Bonellide, Il richiamo del sangue, e poi anche dentro, bella l'altra copertina, sempre di Rosbach, I vivi e morti, con la sosia di Aurea
Irene Adler, che è la sorta di fidanzata di Sherlock, cioè, fidanzata no, diciamo quella che Sherlock Holmes ha fatto un pensierino, e quindi sì, è sacrificato la resa del disegno, cioè disegni sono per, cioè, ciecati come me ci capiscono qui su questi fumetti. Infatti a un certo punto, beh, insomma, cioè, questi qui sono veramente quasi al limite dell'illeggibilità, nel senso che sono troppo piccoli. Alcune scene che danno l'idea che in un formato un po' più grande dovevano essere molto belle, con questa scena al parco, dove siamo a Covengabo, non so, in uno dei parchi di Londra, così, capite, mettono un po' tristezza, perché uno si immagina che il disegno deve essere, insomma, abbastanza, deve essere abbastanza, se reso, anche le scene di horror gotiche stile Coppola, insomma, è ovvio che Coppola ha fatto scuola anche nel fumetto, non è un Dracula alla Christopher Lee, ma più alla Coppola. Stavo cercando ovviamente anche queste, insomma. E che vi devo dire? Nel senso che ovviamente tutto questo, cioè, è ovvio che per pagarlo 6 euro, la qualità del disegno di Lasci ci ha un po' rimesso, perché con Braccio di Ferro non ci sono grossi problemi a ridurlo. Non è che i fumetti da Bianconi avessero tutti questi dettagli, anzi, molto spesso era in bianco e nero. La storia si prosegue sempre in un, in realtà Sherlock Holmes qui è un puro pretesto. Io sono appassionato di Sherlock Holmes, ma qui veramente ce lo ritrovo poco. Ci sono alcuni elementi di Sherlock Holmes, il fratello Microsoft, che appare all'inizio della prima storia, ma appare così tanto per dire sono venuto, santo ciao, e sono andato via. Manca Watson, quindi Sherlock Holmes in solitaria, e questo già crea per gli amanti del canone una sorta di straniamento, perché è da solo perché si situa la storia dopo lo scontro con Moriarty, mi sembra in Boemia, dove appunto cascano tutte e due nella cascata, cascano nella cascata, che bella espressione poetica, Leopardi mi invidierà a morte questa espressione, cascano nella cascata, e quindi tutti pensano che Sherlock Holmes fosse morto. In realtà Conan Doyle aveva tentato di uccidere Sherlock Holmes. L'unico delitto che non è riuscito a Conan Doyle, ma tutto il pubblico lo richiese a gran voce, quindi Conan Doyle fu costretto a resuscitarlo. Quindi questo si situa nel momento in cui Sherlock Holmes è creduto morto, e va bene. E va bene, la storia è molto, insomma, appunto, le scene rimandano molto al film di Coppola. Oh, qui vabbè, c'è una breve introduzione. Amici lettori, bentornati. Dopo Sherlock Holmes e Necronomico, infatti, abbiamo deciso di riproporre in una nuova veste a colori, un altro classico di Sylvain Cordurier, Holmes e Vampiri di Londra. Va bene, qui è riproposta a colori il prossimo mese, quindi niente. Vabbè, qui Sherlock Holmes appunto si scontra contro una setta di vampiri guidata da un misterioso lord o duca, insomma, questo qui si vede male, che è anche amico della regina Vittoria, insomma, tanto, nobili, insomma, anche se vampiri, insomma, sono sempre nobili, insomma, nobili come parafrasi del nobile succhia sangue, insomma, si potrebbe rimandare a Iupirdi. Alexei Konstantinovich Tolstoi. Queste scene ovviamente di vampiri, sì, molto purtroppo qui le scene, anche queste qui sono un po' piccole, quindi si godono male. Vabbè, vampiro amante dell'arte, amante del bello, ovviamente non è che il vampiro sta al bello così. Si cita anche Caravaggio, si vedono male queste riproduzioni, anche se poco caravaggesco. Caravaggio biondo, abbiamo una serie di quadri che c'ha l'urlo di Munch, addirittura tutta una serie di quadri che ce l'ha tutti lui, e qui se affinate gli occhi c'è Enzo, c'è una serie di quadri dell'Ottocento, Munch, eccetera eccetera. Qui
Quindi è un vampiro collezionista d'arte che ovviamente a tutti i manoscritti, questa parte mi è piaciuta diciamo di più, in cui appunto cita l'arte come espressione dell'incontro tra il demoniaco, eccetera. Se vi ci fate un po' gli occhi con le illustrazioni un po' minuscole, riconoscete una serie di capolavori, a parte questo di Caravaggio che secondo me poi qui distrugge che sarà stato di Michelangelo. Che gli frega, ecco questo qui, questo Caravaggio biondo, ecco il Caravaggio biondo, questa è la morte trionfante del Caravaggio, ma più, sembra più caravaggesco. Comunque la storia è uno scontro, in realtà alla fine di questo scontro tra il vampiro nobile che è anche amico della regina Vittoria, insomma, sono nobili, quindi la regina Vittoria c'ha questo parente strano che fa il vampiro, insomma, ognuno ha le sue eccentricità. E Sherlock Holmes viene assunto da questo vampiro nobile per sconfiggere un altro vampiro impazzito. Poi si scoprirà che questo vampiro impazzito ha il suo perché, ma non vi cito, perché poi è l'anticipazione di un'altra storia in cui, vabbè, è una storia leggibile. Non dico che sia Sherlock Holmes, viene usato un po' come pretesto, quindi naturalmente a chi piace il filone horror. La Londra fino all'Ottocento, atmosfere vittoriane, a me piacciono, quindi poi la storia non è che, voglio dire, non dirò che è un capolavoro, è una storia disegnata bene, con effetti, diciamo, speciali per il fumetto abbastanza, che purtroppo qui si vedono un po' male. Questa storia qui e in questo formato qui si vedono veramente con la so sì, con tutte queste scene qui, probabilmente con un formato un pochino più grande avrebbero reso di più, però 5,90 questo costa, questo è quanto vi offre il convento. Se andate in edicola, siete appassionati, non dico tanto di Sherlock Holmes che qui contro i vampiri è veramente un puro pretesto, nel senso non c'è neanche Watson, quindi uno Sherlock Holmes senza Watson è uno Sherlock Holmes dimidiato, senza ammezzato, nel senso che è ovvio che loro funzionano bene in coppia, e cioè ci vuole la spalla sembra che non serva, ma in realtà serve, come diceva Totò, la serva serve. Se pensate a Zago senza Cito, sì, senza Cito, però in realtà l'apsi perché cita, perché stavo pensando a Zago e Tarzan senza Cito, ma è Zago non senza Cito. Sì, Cico ha la stessa funzione di Cito nei film, no? Senza Chico, Zago sarebbe stato tutto un altro personaggio. Poi magari migliore o peggiore, non lo so, ma è Chico caratterizza Zago, così come Watson caratterizza Sherlock Holmes. Quindi qui Sherlock Holmes si scrive da solo le sue memorie, le scrive un Watson che non si sa dove è finito, che ancora è a Londra, che piange, eccetera. Poi qui faccio vedere, tanto non vi spoilerò niente, 20.000 leghe sottomarine. Capitan Nemo contro probabilmente Cthulhu e i mostri di Lovecraft. E con questo vi lascio, lettura che io ho fatto con piacere e volentieri. Io sta collana la faccio, naturalmente pur con tutte le limitazioni del formato, eccetera eccetera, però siamo 39, 40 e 41. Mese prossimo, sempre a 5,90 avremo 20.000 secoli sottimari. È ovvio che rimanda allo sconosciuto carattere, Montagne della follia di Lovecraft. Quindi sì, si va un po' da qui, in realtà, più che Bram Stoker, Coppola, il film di Coppola, insomma, queste atmosfere sanguinolenti e sanguinolanti, mentre il vampiro di Christopher Lee era un po' più elegante, più aristocratico. Ma comunque, questo è tutto. Buona serata.